Sì, era un nostro desiderio, nascosto dentro il cuore ed è diventato realtà, poter regalare un sorriso ai bambini nel reparto di pediatria dell'ospedale di Crotone per la prima volta in Calabria con l'associazione Insieme per Te e Motor Life. Noi siamo delle mamme passate per questi reparti tante volte e sappiamo quant'è cara l'importanza di questo sorriso che serve ai bimbi ma ancora di più ai genitori, poter staccare la routine e rigenerare le forze. Non è solo un semplice giro in moto, è veramente rigenerarsi. Il nostro percorso è iniziato nel 2020, era subito dopo la pandemia e i nostri bambini hanno dovuto rinunciare anche alle terapie, quindi uscivano da un periodo molto provato per loro e questa esperienza di mototerapia veramente è servita a tutti, a bambini e anche alle famiglie. Sicuramente abbiamo accolto con grande entusiasmo l'iniziativa che ci è stata proposta dall'associazione Insieme per Te in collaborazione con Motor Life, perché intanto è un momento molto particolare perché si avvicinano le feste natalizie, per cui i bambini degenti hanno sicuramente necessità di sentire il calore e anche di momenti di gioia, e poi ci sembrava anche molto sensibile anche nei riguardi delle famiglie. Tutte queste iniziative che in ogni senso, in ogni modo rappresentano un po' un meccanismo di distrazione, no? Per il bambino, potrebbero anche migliorare quella che è la valutazione del dolore, la percezione del dolore. Sì, è un progetto meraviglioso che volge appunto ad allontanare quel dolore, quel senso di disagio che si può avere in un ospedale, specialmente in pediatria e poi specialmente nel periodo di Natale. Quello che vuole portare questo progetto è appunto allontanare questo senso di dolore e portare solo allegria. Motor Life è un'associazione siciliana arrivata in Calabria, quindi un bel sodalizio con Insieme per Te. Esattamente, oggi abbiamo costruito in anteprima il ponte perché il progetto per la prima volta arriva in un ospedale calabrese e per noi è un orgoglio immenso. Speriamo che questo progetto possa dilagare, così come stiamo portando oggi in Sicilia negli altri ospedali calabresi, e avere sempre un unico obiettivo, quello di portare quanti più sorrisi ai bambini. Non poteva esserci migliore che brutto, secondo me, anche perché si tratta di una manifestazione che io ritengo importante, la mototerapia, tra le altre cose. In Calabria è la prima volta che si verifica, proprio a Crotone, nell'ospedale San Giovanni di Dio. Vedo soprattutto l'espressione degli operatori sanitari, delle famiglie, ma dei bambini soprattutto, che vedono questa iniziativa come un momento dove dimenticano anche, diciamo, i propri problemi, e questo vale anche per le famiglie. Ritengo, se non l'ho detto, che può rappresentare anche per le altre aziende di Calabria una testa di ponte.